Buonasera telespettatori e benvenuti al nostro intrattenimento culturale Parole per fare parole. Oggi siamo allo Sweet Caffè, ringraziamo lo Sweet per averci accolto e diamo subito il benvenuto al nostro autore, Mario Volpe. Buonasera, grazie, Mario. Grazie, buonasera e grazie per avermi invitato. Grazie a lei per essere qui con noi. Oggi presentiamo infatti il libro L'anno del dragone. Ecco, andiamo subito a scoprire l'autore. Chi è l'autore? L'autore è un imprenditore di generazioni che si è occupato da sempre di commercio internazionale e soprattutto dei rapporti commerciali Italia-Cina. È un'eredità questa che è passata da padre in figlio e nel libro che andiamo parleremo, c'è il racconto di questi rapporti di questa generazione. È un imprenditore che poi si è avvicinato alla scrittura, alla poesia come passione, perché io ho sempre detto, non dimentichiamo che la scrittura è stata inventata per la contabilità, per tenere la contabilità. Poi dopo, insomma, è stata utilizzata per altro, per i romanzi, per le poesie, insomma per le lettere, però il senso della scrittura, l'utilità dello strumento dello scrivere era quello di tenere la contabilità delle merci, dei grani, nei magazzini. Quindi forse, anche se non ci sono tanti imprenditori forse che si occupano di cultura o di scrittura, che si occupano della scrittura, probabilmente questo è un collegamento fondamentale tra chi si occupa di imprenditoria e poi magari si dedica a scrivere un libro. Soprattutto far coincidere le due cose, mondo in un certo senso economico, scientifico e mondo letterario. È una completezza che tante volte non si raggiunge. Sì, non si raggiunge e è anche un po' difficile, perché purtroppo devo dire che il mondo economico inaridisce lo spirito ed è così, e questo mi dispiace dirlo. Però dovremo un po' tutti mettere anche da parte quelle che sono le condizioni e le materiali della nostra vita per dedicarci a qualcosa anche di spirituale, di sentimentale, cosa che ci viene fornita dalla letteratura, che poi ci arricchisce su questo territorio, su questo campo. La letteratura è quasi come un viaggio. Il viaggio è un punto principale all'interno del tuo romanzo. Sì. La letteratura è come un viaggio, è vero, però io devo dire che, contrariamente magari a chi pensa che basti solo scrivere o leggere per viaggiare, io non sono d'accordo. Il viaggio è un atto di libertà, un atto liberatorio, e deve essere compiuto con tutto il corpo. Lo spostamento della persona da un posto all'altro, le sensazioni che dà un viaggio fisico, non lo dà un viaggio letterario. Il viaggio letterario è il ricordo di quella sensazione, ma non è la sensazione del momento, non è l'emozione di quel momento. Quindi è necessario sia il viaggio reale, il viaggio fisico, che il viaggio letterario, secondo me. E molte persone, io credo che purtroppo, anche parlando della Cina, non hanno la possibilità di poter viaggiare. E questo è un privilegio forse che è ancora riservato a pochi, perché insomma vivono sotto uno stato di dittatura, di controllo, e quindi noi magari viaggiamo così liberamente che magari non ci accorgiamo neanche di questo privilegio. Ecco, la Cina come altro punto principale che si riscopre all'interno del libro. Sì, la Cina si riscopre all'interno del libro, ma la Cina è anche un argomento che ormai in Italia batte cassa, se possiamo dire così, se possiamo usare un termine del genere, da oltre 30 anni, perché è una presenza costante nella nostra vita, una presenza a volte scomoda, a volte comoda, ma è una presenza con cui noi dobbiamo imparare a convivere, ma soprattutto a comprendere, perché la Cina è comunque un grande paese, comunque ha una grande storia, una grande cultura. Non dimentichiamo che molti degli oggetti che noi utilizziamo quotidianamente, che magari
che abbiamo attribuito la paternità ai nostri inventori del passato, in realtà sono invenzioni cinesi. E quindi credo che sia importante studiare questo aspetto e considerarlo nella nostra vita e anche nella letteratura, insomma, soprattutto nella letteratura moderna. Com'è stato l'impatto con questo mondo che sembra così lontano dal nostro? L'impatto con questo mondo così lontano dal nostro sembra, ma in realtà lo è. E, diciamo che è stato un po' traumatico all'inizio per me. Io ho quasi 30 anni, insomma, che faccio questa attività, che mi dedico all'attività imprenditoriale con la Cina, ed ho visto l'evoluzione, insomma, di questo mondo, di questo popolo, di questa nazione. Beh, all'inizio era abbastanza complicato perché non c'erano tutti quei benefici, insomma, di cui godiamo noi adesso. Però l'evoluzione fortissima, la volontà di lavorare, insomma, ha standardizzato, possiamo dire, la vita anche lì. Quindi quell'impatto, forse così, di differenza oggi magari non si vede più. All'interno del libro appare forte quello che è il rapporto generazionale, padre-figlio. Ne vogliamo parlare? Sì, il rapporto generazionale è qualcosa che secondo me c'è un po', dove c'è un passaggio di testimone. Nel mio caso specifico c'era questo passaggio di testimone, c'era il momento di questo passaggio di testimone, quindi dove ci sono le discordanze, soprattutto di idee, tra la generazione, possiamo dire, che lascia il passo e quella che si prepara ad affrontare magari il futuro. Però poi, dopo che è passato un po' di tempo, dopo che si è meditato su alcune cose, ci rendiamo conto che forse tutta questa differenza non c'è. Perché è il tempo che ci insegna determinate cose, è il tempo poi che ci spiega in realtà come bisogna comportarsi. E ci rendiamo conto che al di là degli strumenti, della differenza di strumenti, poi le sensazioni e i modi di comportarsi degli uomini sono uguali, al di là delle generazioni. Quindi, diciamo, questo libro è un po' un passaggio, no? Tra una generazione e l'altra, però verso la fine poi c'è una chiusura dove c'è un sunto, dove si comprende che sostanzialmente questa differenza, dopo che uno è cresciuto un po', si annulla. Questo libro infatti vuole essere quasi una rinascita, una voglia di riscoprirsi attraverso il viaggio. E soprattutto compare la malattia e di contro l'impossibilità, per così dire, di realizzare un sogno. In che modo il viaggio può alleviare il senso della malattia? La malattia di cui parliamo si riferisce alla malattia del protagonista, il protagonista del libro è mio padre, quindi una malattia altamente invalidante, che non permetteva assolutamente di viaggiare. Il sogno del protagonista è quello di poter vincere la sua malattia, quindi la sua immobilità, attraverso la forza del viaggio e soprattutto attraverso lo stimolo che dà il viaggio nel conoscere gli altri, le usanze degli altri popoli. E con questo noi possiamo conoscerci meglio. Quindi il desiderio di viaggiare, il desiderio di uscire fuori, di scoprire, un po' è il desiderio, un po' la storia di Ulisse, no, che ce la insegna, è importante per poter superare le limitazioni che il male, insomma, ci dà, dinanzi. Insomma, ci pone dinanzi, esatto, sì. Leggiamo qualche passo. Sì, allora io leggerei qualche, un breve, un piccolo passo,
Qui però dobbiamo fare una rapida premessa perché altrimenti non riusciamo a capire. Mio padre, il protagonista, quando andava in aereo, in virtù proprio della sua malattia, cercava di avere un upgrade, così tecnicamente si chiama, cioè un miglioramento di classe sul posto in aereo gratuitamente. Talvolta ci riusciva e per un segno di ringraziamento lui portava, prima di imbarcarsi da Napoli, comprava uno scatolo con delle mozzarelle e le portava ad una signora lì che era responsabile di questa operazione, una signora romana. E, un giorno lui portò questo scatolo di queste mozzarelle, mio padre viveva sulla sedia a rotelle, quindi parliamo di una persona che non aveva la possibilità di camminare, aveva questo scatolo sulle ginocchia, io lo accompagnai e lui non trovò questa signora romana, insomma trovò una sua collega cinese, a malincuore dovette lasciare questo scatolo di mozzarella che comunque dovevamo partire e non l'avremmo potuto riportare indietro. Il pazzo che leggiamo quindi inizia da qui, lui avrebbe voluto lasciare il cartone nelle sue mani, magari per vedere l'ultima volta quel sorriso dolcissimo, ma con rammarico dovette consegnarlo ad una collega, una cinese, che non conosceva il valore emozionale di regalare mozzarelle. Donare una mozzarella per un napoletano è come regalare un pezzo della sua terra, della sua tradizione. È un regalo esclusivo, un vero pezzo bianco del cuore di Napoli. Quindi mi fermerei qui, insomma. La cultura gastronomica come immenso dono da dare ad un'altra... Sì, la cultura gastronomica... Ad un altro mondo. Ad un'altra persona. E poi sì, c'è da dire che nel viaggio la cultura gastronomica è fondamentale, è primaria. In Cina, diciamo, c'è ancora molto di diverso, c'è proprio il gusto, il cibo, quindi come sono le tradizioni comunque da scoprire, molto diverse dalle nostre, che però vanno comunque considerate. Quali sono i suoi progetti futuri? Noi c'è in uscita adesso una raccolta di racconti, un libro dedicato alle generazioni più giovani, quindi ai ragazzi, sono 10 racconti tra l'horror e la fantasia che dovrebbero uscire tra qualche mese. E poi abbiamo degli incontri di poesia, perché la mia attività letteraria... Infatti ricordiamo l'appuntamento del 13 novembre. Sì, sì, il 13 novembre abbiamo un caffè con la poesia, la Feltrinelli di Pomigliano d'Arco, è un incontro che io organizzo con Anna Maria Pianese, e lo organizziamo tutti i mesi, ormai sono 3 anni, abbiamo avuto anche degli ospiti, dei poeti illustri e quotati del territorio, ed è un modo per diffondere e propagandare quella che io definisco, secondo me, la principessa della cultura, delle arti, che è la poesia, a mio avviso, chiaramente. Mario, grazie per essere stato qui con noi. Grazie a e voi. Tanti auguri per i suoi progetti futuri. Grazie a voi per avermi invitato. Do subito la linea a Giusy Coticella per gli eventi. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima puntata. Just watch. Don't believe me, just watch. Buonasera telespettatori e benvenuti al consueto appuntamento con la rubrica eventi. Anche per questa settimana molti sono gli eventi in scaletta, soprattutto per gli amanti del vino. Partiamo subito con Cava dei Tirreni, infatti dal 10 al 12 novembre nel Borgo Porticato potete assistere alla terza edizione di Cava Vino. Saranno 3 giorni interamente dedicati al vino con degustazioni delle eccellenze vinicole della regione Campania. I negozianti aderenti all'iniziativa ospiteranno nei loro punti vendita uno chef messo a disposizione dalla Federazione Italiana Cuochi. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all'iniziativa Una Matriciana per Amatrice. Dall'11 al 13 novembre invece a San Martino di Cisciano c'è la Sagra della Pizzetta e del Vin Cotto.
Durante la serata ci sarà la degustazione di piatti tipici locali, accompagnati da intrattenimenti musicali. È ancora estate invece a Marcianise, che dal 12 al 13 novembre accoglie l'estate di San Martino. Tra tradizione, arte e sapori, questa festa è totalmente appunto dedicata al vino. Il paese vi accoglierà con musica, danza, personaggi fiabeschi, artisti di strada, animazione per i più piccoli, degustazioni e tanto altro ancora. Dall'11 al 13 novembre invece a Sant'Angelo dei Lombardi ad Avellino c'è la 16ª edizione della Sagra delle Sagre. In tale manifestazione non sarà solamente esaltata l'enogastronomia locale, ma anche l'artigianato, le tradizioni popolari e culturali. Domenica 13 novembre invece, dalle ore 10 alle ore 12, alla Fertilelli Point di Pomigliano d'Arco, c'è il secondo incontro di un caffè con la poesia. Una manifestazione presso la quale parteciperanno molti poeti che esporranno le proprie opere e la propria arte. Ora andrà in onda il servizio fatto a Bosco Reale. Buonasera telespettatori, siamo a Bosco Reale, come già vi avevo annunciato, alla festa del vino, dei sapori e dei saperi vesuviani. Siamo qui con Antonio Di Somma, presidente dell'associazione Nuovo Vesuvio. La festa parte dal 94 con l'intento di portare una cantina sociale nel territorio boschese, poiché il territorio boschese, fin dagli antichi romani, è una terra di produzione vitivinicola. E si è pensato di sviluppare, vicino all'antiquarium, si era pensato di sviluppare una cantina sociale. Però nel corso degli anni questo obiettivo è stato perso e adesso intendiamo riproporre la festa e allargarla anche ai sapori e saperi vesuviani. Quindi perché c'è appunto questo connubio tra sapori e saperi vesuviani? Per quanto riguarda i sapori, vabbè, l'enogastronomia, e invece i saperi? Abbiamo avuto questo connubio tra sapori e saperi vesuviani per una visione di marketing territoriale, per fare rete tra le varie eccellenze presenti sui territori. Infatti noi proporremo come sapori un menù della festa che avrà prodotti tipici. E come saperi, già ieri abbiamo fatto un convegno dal titolo Il Vesuvio, agricoltura e marketing territoriale. A noi ha fatto molto piacere innanzitutto che si sia ritornati, no, a far vivere questa festa al paese, perché è una bella occasione e per noi è importante come unico istituto superiore essere presenti nel territorio, per cui abbiamo portato i nostri ragazzi dell'agrario con delle piantine che venderemo per beneficenza e abbiamo portato tutti i nostri lavori e abbiamo pensato anche di così di far conoscere la scuola ed essere presenti, quindi vedere che la scuola interagisce con il territorio ed è tutt'uno e non siamo lontani, distanti e vogliamo che il territorio progredisca in questo senso, no? Quindi ci fa molto piacere che sia ritornata, vedo anche la gente insomma è presente, le persone bene o male sono, nonostante la serata ci sia il Napoli, però sono presenti al ed è, abbiamo avuto finora una buona corrispondenza. Per questa settimana tra i luoghi da visitare vi proponiamo il Museo di Capodimonte. Ubicato all'interno dell'omonima reggia, il museo ospita galleria di arte antica, una di arte contemporanea e un appartamento storico. Inaugurato nel 1957, è esteso su 3 livelli e il museo accoglie pitture di grandi artisti quali Raffaello, Tiziano, El Greco, Parmigianino, Carraggi, Caravaggio, Luca Giordano e tanti altri. Quindi vi invitiamo al Museo di Capodimonte ricordandovi che la prima domenica del mese l'ingresso è gratuito. Vi ringraziamo per averci seguito, alla prossima puntata. Terra mia, terra mia, com'è bella.